Joseph Odile, condannato a morte. La sua condanna è avvenuta senza l'esistenza di prove concrete che ne dimostrassero la colpevolezza e con l'ausilio di un'unica testimonianza accusatoria fornita da un altro detenuto. Un giudice mi ha ridato la libertà dopo 21 anni di carcere in Illinois. Ho passato 13 anni nel braccio della morte per colpa di una soffiata falsa e di una mia confessione firmata dopo 39 ore di tortura. Mi chiamo Ronald Kitchen. Non voglio lasciare che mi portino via la femminilità e la dignità. Lotto per conservare intatta la mia personalità. Mi è stato detto che non rivedrò mai più mio figlio e mio marito, che l'ultima camminata sulla terra sarà quella verso la sedia elettrica. James Adams, giustiziato, un mese prima dell'esecuzione, vennero scoperte nuove prove che dimostravano l'innocenza del condannato, ma il governatore dello Stato rifiutò di sospendere l'esecuzione. Sono stato per 5 anni nel braccio della morte. Sono felice di essere qui, oggi.